È un modello che non è iniziato oggi, ha delle radici storiche profonde nella collaborazione tra l'istituzione locale, tra il comune e gli enti del terzo settore, in questo caso ANFAS. Sono sicura che ci saranno tante altre esperienze di questo tipo sul territorio triestino e quindi credo che questo sia un modello davvero di valore che si può ancora potenziare e che bisogna eseguire un po' dappertutto. Così il ministro della disabilità Alessandra Locatelli, in visita a Trieste al centro di formazione professionale di Via Monte San Gabriele, ha commentato il modello Trieste nell'ambito dei servizi sociali e dell'impegno verso le famiglie e le persone con disabilità. Un cenno particolare all'importanza del riconoscimento del caregiver familiare, quella figura che è impegnata 24 ore su 24 ad accudire e seguire i propri cari. Abbiamo da poco dato la risposta anche all'ONU sul riconoscimento dei caregiver, partirà un tavolo nei prossimi giorni per definire quella che è il quadro normativo di riferimento insieme al mondo associativo, alle famiglie, agli enti stessi, a tutti i livelli istituzionali. Certamente dobbiamo pensare sempre di più alla persona, alla famiglia, ma che la disabilità non è un problema di qualcuno, ma è semplicemente una responsabilità di tutti occuparsi degli altri. Dobbiamo riconvertire il nostro giudizio sulle persone più fragili e vedere le grandi potenzialità che loro possono esprimere attraverso gli strumenti che noi possiamo garantirgli. Questo centro professionale certamente è uno dei fiori all'occhiello di tanti fiori all'occhiello di questa città che sul tema della disabilità sta dando dei grandi risultati. La strada è ancora lunga, ma la percezione che noi abbiamo avuto con la visita del ministro ci sottolinea quanto Trieste sia ancora di più sempre una città in cui vedere quello che si può fare con i nostri ragazzi, vedere come si può lavorare anche assieme alle famiglie e continuare questo viaggio, diciamo, su un percorso di autonomia e di dignità che tutti noi vogliamo garantire alle persone più fragili.